Non sarai mai ricco, non raggiungerai mai l'indipendenza finanziaria. Te lo posso assicurare. E sai perché? Perché trovi delle scuse stupide. Oggi in questo video voglio parlarti di tre scuse che solitamente le persone utilizzano per non iniziare mai il proprio percorso di indipendenza finanziaria, o mai la propria scalata verso il successo o verso la ricchezza. Vediamola come vogliamo. Quali sono queste tre scuse? Iniziamo immediatamente dalla prima. Prima scusa, voglio una vita tranquilla. Ma che cosa significa voglio una vita tranquilla? Non ha senso parlare di una vita veramente tranquilla, perché effettivamente solo l'indipendenza finanziaria può metterti al sicuro. Da un punto di vista finanziario, qualsiasi lavoro, per quanto sicuro possa sembrare, puoi sempre essere licenziato. Non c'è nulla che ti tenga lì per sempre. E molte volte devi anche scendere a compromessi per poter rimanere in un posto che non ti piace. Perché appunto quella non è sicurezza, quella è quasi schiavitù. Ora passiamo al secondo motivo, dai. Seconda grande scusa. Quelle cose non fanno per me. Anche questa è assurda. Cosa significa quelle cose non fanno per me? Cos'è? Alcuni sono nati con la possibilità di poterle fare e alcuni sono nati con la possibilità di non poterle fare. Non penso che, per citare un grande, Dio abbia voluto, meglio dire, giocare a dadi con il mondo. No. Tutti possono fare qualsiasi cosa. Serve tempo, le strategie giuste. E come detto già, un tempo sufficientemente lungo, perché soltanto con la costanza, con le giuste strategie, con il giusto impegno si possono creare, si possono raggiungere, meglio dire, grandi obiettivi. Però se già partiamo, quelle cose non fanno per me, non potremo mai raggiungere grandi obiettivi. Terza scusa, la più bella di tutte, chissà che cosa ha fatto per stare lì. Questo è veramente bruttissimo. Viene detto sia uomini e donne. Quando ci si riferisce a uomini si parla soprattutto di denaro. Chissà che cosa ha fatto per poter raggiungere quella determinata condizione. Mentre quando si parla di donne si parla del mestiere più antico del mondo. Ma non è bello né in un caso che nell'altro, perché effettivamente qualsiasi grande obiettivo ha sempre al suo interno un percorso fatto di fallimenti. Un percorso fatto di fallimenti, ma soprattutto di cadute. Quindi, per favore, queste cose sono inascoltabili. Queste erano le tre scuse più utilizzate, diciamola così. Ora andiamo a vedere con le strategie pratiche, effettivamente, come possiamo fare sia per superare queste scuse, se ad esempio tu mi stai guardando e magari inconsciamente ogni tanto utilizzi queste scuse, e sia per chi comunque se le sente dire in continuazione, far finta di nulla e andare avanti. Perciò strategie pratiche. Prima strategia pratica, ascolta, leggi e vedi comunque storie di successo. Questa è una strategia per chi appunto si sente in continuazione queste scuse, perché a furia di sentirle va a finire che ci crediamo anche noi e sappiamo che sono delle grandi stronzate. Perciò leggi, informati, vedi le grandi storie di successo, perché loro hanno passato un percorso simile a quello che stai passando tu ora. Qual è la differenza? Che loro non si sono arresi mai. Questa è la grande differenza fra chi vince, voglio dire, chi raggiunge l'obiettivo e chi non lo raggiunge. Se vuoi essere fra le persone di successo, considerando il successo rispetto alla tua definizione, mi raccomando, questo è molto importante. Seconda strategia pratica, vai avanti, non mollare per nessun motivo. Sentirai sempre gente che cercherà di ostacolarti. Molte volte lo fanno perché ti vogliono bene, perché credono che in questo modo ti possano proteggere. Quindi non vedere negativamente chi prova a metterti i bastoni fra le ruote, soprattutto se sono magari dei familiari, che
delle persone che sai che effettivamente ti vogliono bene. Perciò ricordati sempre un bellissimo detto: chi dorme non vuole essere svegliato, continua per la tua strada, ma non far caso agli altri. Il video finisce qui. Adesso, naturalmente, cosa possiamo andare a fare? Prima vediamo le solite scritte e poi andiamo a vedere la frase del giorno. Metti mi piace e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e commenta se hai qualcosa da chiedere. Inoltre ti ricordo il canale Telegram dove puoi trovare tutte le migliori strategie pratiche che spiego nei video in semplici e comodi PDF, in modo da poterli utilizzare quando preferisci. Ti ricordo inoltre se vuoi prenotare una coaching con me, compila il form qui in basso inserendo nome, cognome, email, numero di telefono e una breve descrizione del motivo per cui mi stai contattando, in modo da capire se posso esserti utile o meno. La chiamata è gratuita e serve solo a capire se effettivamente possiamo fare un lavoro di crescita insieme. Il fallimento fa parte del percorso. Esiste solo un modo per poterlo evitare: non iniziare mai.